secondo evento della rassegna culturale Fare Arte, quindi oggi ho il piacere di avere con noi la signora Caterina Emili, che presenterà la sua seconda opera, L'innocenza di Tommasina, che io ho avuto il piacere di finire di leggere appena ieri sera, e non per gentilezza, ma mi è piaciuto tantissimo, che è stata molto coinvolta nella lettura dal cinese, nel ritrovarmi nella descrizione di luoghi, di luoghi e personaggi familiari. Ho ritrovato addirittura dei riferimenti a miei parenti, ad Aldo e Donato, quindi completamente coinvolta, e dalla descrizione di questi personaggi, anche senza riferimenti specifici, io mi ritrovavo a dare un volto di personaggi celiese del nostro personaggio, quindi insomma è una lettura piacevolissima, penso per chiunque, ma per un celiese soprattutto. Non tolgo altro tempo alla presentazione e cedo la parola alla signora Emili. Grazie di essere venuti. Io non parlerò del libro, lo lascerò fare a professor Maggiore, anche perché è difficile per chi scrive un libro poi parlare di questo libro, è più facile ragionarci dietro magari domande o dietro ragionamenti sedimentati in anni. Quindi sarebbe semplicemente una perdita di tempo. Invece trovo che sia per me importante spiegarvi questa grande rivoluzione. Io ho passato i 60 anni e ho sempre fatto la giornalista, quindi io sono figlia della carta. Quando ho fatto un trasloco dopo 40 anni di Milano, era una roba da riprendere come un film, perché erano 18.000 volumi di libri che mi seguivano. Ho affittato un capannone in Umbria dove li ho messi e poi pian piano una cassa al giorno cercavo poi di rimetterli a posto, perché era tutta la mia vita che mi seguiva. A un certo punto, dopo alcune esperienze di libri con la carta stampata, ho deciso di fare un ebook, e questo è stato un ragionamento molto sofferto per me, perché sembra facile per chi è molto giovane, ma per chi non è molto giovane decidere di usare il campo enorme della rete è una scelta abbastanza rivoluzionaria, anche perché in Italia non c'è una grande consuetudine di scaricare il libro da da un lettore come questo, che costa 50 euro e che possiede la capacità di tenere dentro dai 700 agli 800 libri, o quest'altro che è della concorrenza, che è uguale, che è un po' più costoso, ma è lo stesso sistema. Però mi sono capitate delle cose meravigliose. Per esempio, dal punto di vista, io parlo naturalmente di libri tra virgolette seri, cioè che passano attraverso una casa editrice digitale o anche cartacea, che decide di fare un ebook, quindi c'è un editing, c'è una correzione, eccetera eccetera, perché voi sapete che su Amazon, per esempio, chiunque può mettere il libro, tu metti il libro e poi speri in questo grande mare che qualcuno clicchi e lo scarichi. Normalmente, se tu scrivi un libro e lo metti su Amazon, sei 87 millesima, cioè vuol dire che davanti a te ci sono 87.000 ebook e difficilmente tu hai una certa visibilità. Con la casa editrice invece tu hai la possibilità di avere dei banner, della pubblicità, no? E quant'altro. A un certo punto io mi sono trovata che ero
1.000-1.500. E poi dopo pochi giorni mi sono trovata ad essere 300esima e poi per 2 settimane sono stata prima. E essere prima su Amazon è una roba indescrivibile, perché dietro di me c'era l'immenso mondo della rete. Io con l'altro libro ho avuto dei piacevoli successi, sono stata premiata, sono stata messa tra i 100 libri al Festival di Polignano, eccetera. Molti colleghi hanno fatto, contato 32 pagine di recensione su vari giornali. Qui su Amazon io la mattina lo apro e trovo il parere, la recensione di persone che non hanno letto, con scritto acquisto verificato. Cioè queste persone hanno pagato e poi scrivono il loro parere, a volte terribile, orribile, a volte meraviglioso. Ma non sono amici, colleghi o persone che di mestiere, no, fanno questo. Sono persone che comprano, che leggono, che fanno un viaggio, che cliccano, spendono 3 euro, 3,90 euro e poi si prendono la briga di dirmi che cosa pensano. Cioè c'è una grande interazione tra me e il lettore, senza calcolare che il libro su internet rimane per tutta la vita. Ora, io mi sono occupata della pagina dei libri per 8 anni, quindi so di quello che parlo. Il libro si gioca tutto in una settimana. Nella prima settimana ci sono le recensioni. Il libraio te lo mette in vetrina massimo 6-7 giorni. Poi torna indietro perché ne arrivano altri, perché ne pubblicano altri. Poi i libri vanno al macero, poi scompaiono. Questo ci sta sempre, senza calcolare tecnicamente ed economicamente che io bypasso la distribuzione, cioè quando tu pubblichi un libro, il libraio prende una piccola parte, lo scrittore prende dal 3 al 12% se è un grande scrittore, il resto viene distribuito equamente tra l'editore e il distributore. Cioè io scrivo un libro e prendo, diciamo, non essendo l'ultima arrivata neanche la prima, il 6-7%. Di questo libro io prendo il 57%, perché esattamente come quando voi comprate una cosa a chilometri zero, cioè evitiamo tutta la distribuzione. Questi sono i motivi per cui io ho fatto questa scelta. L'ho fatta perché a quest'età ho deciso di provare questo mondo incredibile, eccezionale, che è il mondo digitale, con il quale io lavoro e dal quale io dipendo per molte cose, quindi mi sembrava un controsenso non provarci. In questa recensione che vi ho messo nella cartella, che è una bellissima recensione di questo sito che si chiama Puglia Libre, che anni fa ha detto che avevo scritto il più bel libro degli editori pugliesi, quindi sono molto contenta, io faccio una modesta citazione parlando di Sceglie, dicendo come i contadini scegliesi andavano dal latifondista e facevano un patto, portavano la semente e facevano a metà con il latifondista. Io ho fatto la stessa cosa, io ho portato il seme, ho preso il campo più grande che è quello di internet e facciamo a metà, e mi sembra una cosa intelligente. Vi ho allegato una guida che mi ha aiutato il mio amico, giovane amico, che poi vi illustrerà, su come scaricare questo libro, che è molto facile perché non è necessario avere un lettore, lo potete fare sul computer, sul telefonino, sullo smartphone, dove volete. Calcolate che quando noi andiamo, non so, a pronto soccorso, per esempio c'è la fila, noi vediamo che quasi tutti i turisti stranieri stanno leggendo un lettore. Sono pochissimi gli italiani, ma la piramide è molto, la crescita è molto piramidale, come i telefonini, un anno sono 10.000, l'anno dopo sono 20.000, ma poi diventano 100.000 e poi diventano 100 milioni. Sicuramente l'ebook ha un suo futuro anche in Italia, non soltanto nei paesi anglofoni. Se adesso ce ne sono una quantità diciamo minima rispetto all'Europa, i prossimi anni saranno moltissimi. Infine concludo dicendo che io ho presentato il libro precedente in un plesso scolastico
c'era il professor Maggiore e io vedevo i ragazzi molto interessati anche perché parlavo di gioco d'azzardo, però pochi poi sono usciti e sono andati a spendere 15 euro in una libreria per comprare il libro. Mi è capitato di presentare questo ebook e mentre parlavo già i ragazzi smanettavano per scaricarlo, perché un euro, due euro non è nulla. Inoltre tu puoi fare un viaggio in treno, acquistare una cosa a 2 euro, 3 euro, a volte ci sono addirittura, come dire, le promozioni a 1 euro e mezzo, a 90 centesimi, e comprare quello che vuoi. La bellezza della carta stampata è conservativa, ma per chi legge molto, come me per esempio, i libri molti si buttano, molti li compri per curiosità, ma non li conservi, perché non tutto si può conservare, perché la quantità di libri che si stampano adesso è enorme rispetto a una volta in cui il libro era sacro e lo conservavi. Adesso dai una sbirciata, e dare una sbirciata scaricando un ebook su un lettore è molto comodo. Poi starà a te stabilire se quel libro ti affata, lo vuoi accanto a te durante il percorso della tua vita, ti comprerai il cartaceo. Ecco, vi ho detto questo perché io credo profondamente, non avrei avuto difficoltà a fare un cartaceo. Una mestierante come me non avrebbe avuto difficoltà. Sarete andati mille volte a presentazioni di libri che non sono libri, che sono stati fatti a pagamento, che sono quello che gli inglesi chiamano vanity press, no? Il gusto di stampare, di avere un libro in mano. Ecco, io l'ho superato questo, sono molto più cinica. Come si diceva una volta, i giornalisti non li seppellirono neanche in terra consacrata, sono dei mercenari vergognosi. Però io credo profondamente in questo, credo che 3,90 euro per chi lo scarica e chi lo legga sia una cifra giusta e sia anche un piacere, perché poi in fondo è un noir che per un'ora, due ore, tre ore ti fa veramente compagnia. Ecco, ho finito. Allora, anche io sono uno che è nato con la penna, con il pennino e l'inchiostro, e che poi per le grandi conquiste della vita è passato attraverso la macchina da scrivere, attraverso il fax, attraverso il computer, e sono arrivato al Kobo, la concorrenza del Kindle, e ho sperimentato questo tipo di lettura. Inizialmente un tipo di lettura da viaggio, in aereo, oppure in una camera d'albergo, la sera, o sulla spiaggia, perché è semplicissimo, 50 grammi, 30 grammi, 40 grammi di peso, non occupa spazio, facilmente trasportabile. Ho avuto la fortuna di conoscere Caterina l'anno scorso, due anni fa, e di presentare il suo libro, L'autista delle slot, prima alla biblioteca, Pinacoteca Comune, e poi nella scuola. Un libro che parlava di gioco d'azzardo, una figura, Vittore, ammalato di gioco, che le varie vicissitudini della vita lo portano a cielo. Questa storia continua nel nuovo ebook di Caterina, nell'Innocenza di Tommasino. Vittore è il protagonista. E il protagonista, ma secondo me la protagonista vera non è Vittore, è Tommasino, anche se è una ragazza che è morta, morta in maniera tragica. Una storia. Una ragazza dolce, una ragazza che ha avuto un'infanzia infelice, la mamma e la nonna di Tommasina erano delle donne che adesso chiameremmo di malaffare, che esercitavano il loro mestiere dentro le celle vecchie. E quindi possiamo immaginare quale tristezza poteva avere questa ragazza che probabilmente non sapeva niente delle sue origini. Perché
quasi adottata da una zia, da Cesare, un donnone enorme, un donnone che le ha dato l'affetto che le mancava e che nel corso della storia vedremo che si distingue sia per una caratteristica della volgarità, delle parolacce che dice continuamente, ma anche per la capacità che ha di cucinare in modo divino, paradisiaco. Ecco, nel libro di Caterina si notano un po' questi passaggi dalla trama alle ricette gastronomiche, approfondite con vera cura, anche se l'ultima ricetta che viene presentata è un pochino particolare, e nello stesso tempo l'esaltazione della bellezza delle donne di Ceglie. Penso a Lena, una donna molto bella, amata da Vittore, per il quale Vittore aveva deciso perfino di sposarsi e che poi lascia. Allora, Tommasina è una ragazza che viene mandata a studiare a Torino, dove prende il diploma da infermiera. Lavora al San Carlo, al Borromeo, e poi improvvisamente sparisce. Sparisce e va a Perugia. Ma tutto questo poi è Vittore a scoprirlo, su sollecitazione di Tommasina, che vuole sapere perché Tommasina si è impiccata. E qui abbiamo un dipanarsi, una storia, ecco, il noir, un thriller che ti tiene anche il sospeso, che ti viene avvinto, la lettura avviene in maniera veloce perché lo vuoi completare, quindi lo scorrimento o sul computer o sul Kindle è velocissimo, tu devi andare avanti perché vuoi sapere come va a finire, è avvincente. E allora Cesare convince Vittore, che ormai si è inserito nel tessuto cegliese, amico di Mario e Maria, Mario sarto cegliese e Maria, la moglie sarta cegliese, che hanno a che fare molto con Milano, convince Vittore ad andare a Torino e fare una specie di indagine poliziesca per conoscere i motivi per cui Tommasino si è ammazzato. E inizia qui il viaggio, attraverso anche le lettere anonime, attraverso anche delle figure particolari, come il professore che va ad interpretare queste lettere, anche attraverso un'analisi semantica delle parole, delle lettere che sono scritte in queste lettere, dell'individuazione delle persone che in un modo che nell'altro, attraverso le minacce, inducono Tommasina in uno stato di soggezione. Tommasina che si era affezionata a un'altra donna a Perugia, a un'altra donna che, come la zia Cesara, le dà l'affetto che le era sempre mancato, ma anche questo, e poi a un ragazzo handicappato. Ma io non vi voglio raccontare tutta la storia, sennò poi non la leggerete più, però voglio dirvi che questa storia ha un finale, ha in un inizio tragico la morte di Tommasina in maniera tragica, ma ha anche un altro finale tragico, quello dei colpevoli della morte di Tommasina. E qui vi lascio la sorpresa. Allora, diceva la dottoressa prima, io ho immaginato delle figure, nella lettura delle figure che possono avere un riferimento a Cesare. Non so se questo sia vero, anche se anch'io ho fatto la stessa cosa. Perché Mario, Maria, Vittore, che so, aspetta, io ho dimenticato nella fretta
lì a Ponti, a casa Cesara, e tutte, tante altre figure a Correno, dal barista al bar dove sono soliti incontrarsi, alla piazza Plebiscito, che è il punto, il centro nevralgico di Ceglie. Ecco, noi possiamo pensare, immaginare che ci possa essere un riferimento a persone, figure di Ceglie. Probabilmente questo pensare è solo un pensare nostro, perché probabilmente non c'è. Ecco, io vorrei chiedere a Caterina lo spunto di questa trama, di questo noir, questa ambientazione a Ceglie, l'elegia del paesaggio, l'elegia della cucina, e poi l'inserimento di queste figure che di contorno non sono. Da dove ti è venuto? Non vorrei essere molto deludente, ma la risposta è piuttosto banale. Io di mestiere scrivo, e come mi disse una volta un piccolo editore, in fondo tu sei una ladra di storie, e io gli ho risposto sì, ma tu che mi pubblichi sei il ricettatore, e questo è il mestiere. Tu percepisci delle storie, le senti, diventano un piccolo nocciolo, e poi col culo sulla seggiola e con disciplina e con fatica fai un mestiere che è quello di scrivere. Non c'è nessuna ispirazione, nessun momento meraviglioso, c'è fatica e c'è mestiere che devi imparare con gli anni. Scrivi 10 pagine, ne butti via 5 se sei fortunato, e così via. I personaggi certo ti regalano un bar, una cena, ti regala uno spunto, su questo spunto tu lavori. Penso a Cesara, la gigantessa. Beh, perché gigantessa? Perché ci sono delle donne molto grandi che io ho visto qui, che mi hanno particolarmente colpito, e che dalle quali posso aver avuto spunto. Ma poi c'è la leggenda che nelle specchie furono trovate degli scheletri enormi nell'Ottocento, quando c'era la mania un po' anglofila di scavare i reperti archeologici, scheletri giganteschi che si sono sbriciolati, cioè vuol dire non ci sono, probabilmente non c'erano mai stati, ecco, ovviamente. E quindi si dice che questa era la terra dei giganti, la terra dei ciclopi, e Cesare è l'ultima, no? Quindi assembli queste nozioni storiche con un personaggio che vedi camminare. Però in realtà l'ispirazione viene dall'emozione che tu hai della novità. Per me ancora Ceglie è una grande novità, e quindi mi sottopone a delle scosse emozionali molto forti che mi portano a scrivere. Probabilmente dopo tanti anni che starò qui, questa emozione non l'avrò più, e allora prenderò su le mie cose e andrò da un'altra parte, perché la rottura tra l'abitudine e quello che tu vedi, e l'impatto con l'eccezionalità che tu credi sia eccezionalità, questa è la fonte della scrittura. Poteva essere Ceglie, poteva essere un altro posto. Io ho scelto Ceglie perché Ceglie mi ha catturato subito quando io sono arrivata. Quindi ormai io vivo 6 mesi in Umbria e 6 mesi a Ceglie, ed è sostanzialmente la mia seconda patria, anche se io evito accuratamente che diventi abitudine, proprio perché voglio sfruttarla, usarla il più possibile per questo mestiere, per fabbricare libri e storie. Molti dicono che riconoscono i personaggi. Certo, i personaggi sono riconoscibili, ma sono tutti migliorati, tutti. Cioè, il grande spunto io l'ho avuto da persone non piacevoli, che poi sono diventate più complesse, non più buone, ma che ho cercato di capire, e quindi sono diventate più comprensibili. Ciò che comprendiamo è meno cattivo, è più libero, no? Cattivo viene dal latino, vuol dire captivus, prigioniero. Io le ho liberate da questa loro
cattività e li ho fatti diventare migliori. Altri invece sono dei piccoli camei che io vedo intorno a me, sono delle persone meravigliose che mi hanno regalato una battuta, cioè il bar Milan, Domenico c'è nel mio libro, ma io tutte le mattine prendo l'aperitivo da Domenico, Domenico mi racconta delle cose e quindi era giusto e doveroso citarlo. E perché cambiare nome? Domenico è Domenico, quindi io non l'ho cambiato. Altre persone hanno il nome cambiato perché non sono più loro, sono un mazzo di carte mescolato e sono venute fuori altre partite, altri giochi, sempre per parlare di gioco. Per quanto riguarda il discorso del, come dire, dell'ispirazione, finisco dicendo che io ci credo poco all'ispirazione, io credo molto più all'osservazione. È come andare a raccogliere i funghi, tu li raccogli, li porti a casa, li capi, si dice in Umbria, e quelli meglio li metti in un posto, quelli così così li secchi e quelli velenosi li butti. Il mio è un mestiere, non è un'arte. Anche i grandi scrittori, quelli che hanno vinto il Nobel, hanno sempre detto che questo è un mestiere. Non c'è quell'emozione così violenta che tu hai nei confronti della musica o nei confronti della pittura, in cui certo c'è fatica, perizia, mestiere, ma poi c'è un momento in cui sei un tutt'uno con la tua emotività. Nel libro questo non succede, nella scrittura questo non succede, è sempre molto razionale.